Sei tra i più richiesti, quando gioca Paolucci, quando gioca Paolucci, ha giocato finalmente Paolucci titolare, Eh sì, ringrazio il mister per l'opportunità, spero che ce ne saranno altre, anche se il risultato non è andato nel migliore dei modi, però speriamo nelle prossime partite di cercare la vittoria. Sembra che Vivarini ti stia trattando come un oggetto prezioso, no? Ti impiega quando c'è più bisogno, magari nei momenti di più difficoltà. Ti senti super protetto, magari. No, sì, il mister mi parla tutti i giorni, dice quello che devo fare in campo, io cerco di farlo nel migliore dei modi. E quando il mister vede che mi deve mettere, cioè io mi faccio trovare sempre pronto. Senti, il presidente vorrebbe il 4-3-3. Tu saresti contento dell'approdo a questo modulo? Lo ritieni più confacente alle tue caratteristiche? Oppure, continuando in questo modo, Vivarini sembra ti veda più come terzo d'attacco che non come un interno di centrocampo? Ah, io ho svolto molti ruoli, cioè esterno, centrocampista, nasco centrocampista, però il mister Centrocampista come mezzala. mezzala. Però il mister varie volte mi ha provato esterno, visto che stava facendo bene, allora mi ha provato in quella posizione. Però penso che il modulo decide il mister qual è il più consono per la squadra e speriamo di trovarlo al più presto, il modulo Però, migliore. da quello che dici, un 4-3-3 non ti dispiacerebbe per Ma il niente. mister fa le scelte del mondo, io mi attengo a lui. Sei stato fortemente voluto. Sì, il mister. Tornando per te importante. Sì, il mister mi ha richiesto. Io, essendo anche abruzzese dalle sue parti, ho accettato perché volevo fare un'esperienza fuori cioè dal Pescara dove sono cresciuto. E speriamo che questa esperienza andrà nel migliore dei modi. Quanto è difficile per un giovane come te affrontare una situazione, che nell'ultimo mese sia un po' complicata? Ma bisogna lavorare tra testa sotto e lavorare allenamento dopo allenamento, cercando di migliorarsi e di stare sempre sul pezzo. C'è un giocatore che nella rosa hai particolarmente, diciamo, come punto di riferimento per te? Ah, secondo me questo è un grande gruppo, sono tutti bravi ragazzi e sono, diciamo, tutti bravi, quindi non prendo da nessuno. Ti faresti giocare titolare domenica? Ma speriamo, il mister fa la sua scelta e io mi faccio trovare pronto e speriamo che mi farà scendere in campo. Il tuo rapporto con il gol anche da mezzala, com'è? Cioè sei uno che fa tanti Sì, gol. io sono una mezzala offensiva. Anche se non ho tantissimi gol, però cerco di stare sempre, di arrivare sempre a far gol, ad inserirmi sempre per cercare il gol. Cioè, hai avuto una bella occasione sabato, hai sbagliato il controllo su quella palla di Perché Petretti. Mirko mi ha messo una bella palla filtrante, solo che il difensore me l'ha sporcata e quindi non sono riuscito a controllarla nel migliore dei modi e potevo far meglio, però cerchiamo la prossima volta di non fare quell'errore. In generale, riguardo tutta la squadra, questo è un po' un difetto attualmente, quello di non riuscire a concretizzare molto le occasioni. Sì, noi abbiamo avuto molte occasioni, non abbiamo concretizzato. È un'azione che fa l'altra squadra, si segna. Questo è un po' il nostro piccolo difetto, che speriamo in allenamento di migliorare.